Ebbene. Come ti senti, Chai? Tocca a te! Certe pesti non se ne vogliono proprio andare. Lo spettacolo è finito. No, non credo. Non sono nemmeno salita sul palco. Purtroppo non assisterete al miglior spettacolo di sempre, ma godetevi questa sorpresa elettrica. Certe pesti non se ne vogliono proprio andare. Lo spettacolo è finito. No, non credo. Non sono nemmeno salita sul palco. Purtroppo non assisterete al miglior spettacolo di sempre, ma godetevi questa sorpresa elettrizzante. Puoi farcela, Max. Come on.
Sai farcela, Mac! Certe peste non se ne vogliono proprio andare. Lo spettacolo è finito. No, non credo. Non sono nemmeno salita sul palco. Purtroppo non assisterete al miglior spettacolo di sempre, ma godetevi questa sorpresa elettrizzante. Si parte! Pronti? Certe peste non se ne vogliono proprio andare. Lo spettacolo è finito. No, non credo. Non sono nemmeno salita sul palco. Purtroppo non assisterete al miglior spettacolo di sempre, ma godetevi questa sorpresa elettrizzante. Prendili, Maccheron! Non scappare sul set! Andiamo! Lasciatemi, Jai! Sei
queste bestie non se ne vogliono proprio andare. Lo spettacolo è finito. No, non credo. Non sono nemmeno salita sul palco. Purtroppo non assisterete al miglior spettacolo di sempre, ma godetevi questa sorpresa elettrizzante. Prendili, Macaron! Pronti? Mi serve aiuto! Aiuto! Queste bestie non se ne vogliono proprio andare. Lo spettacolo è finito. No, non credo. Non sono nemmeno salita sul palco. Purtroppo non assisterete al miglior spettacolo di sempre, ma godetevi questa sorpresa elettrizzante. Macaron! Tocca fare sul set! Certe bestie non se ne vogliono proprio andare.
Lo spettacolo è finito. No, non credo. Non sono nemmeno salita sul palco. Purtroppo non assisterete al miglior spettacolo di sempre, ma godetevi questa sorpresa elettrizzante. Queste pesti non se ne vogliono proprio andare. Lo spettacolo è finito. No, non credo. Non sono nemmeno salita sul palco. Purtroppo non assisterete al miglior spettacolo di sempre, ma godetevi questa sorpresa elettrizzante. Scocciatura. Certe pesti non se ne vogliono proprio andare. Lo spettacolo è finito. No, non credo. Non sono nemmeno salita sul palco. Purtroppo non assisterete al miglior spettacolo di sempre, ma godetevi questa sorpresa elettrizzante. Oh.
travesti non se ne vogliono proprio andare. Lo spettacolo è finito. No, non credo. Non sono nemmeno salita sul palco. Purtroppo non assisterete al miglior spettacolo di sempre, ma godetevi questa sorpresa elettrizzante. Certe pesti non se ne vogliono proprio andare. Lo spettacolo è finito. No, non credo. Non sono nemmeno salita sul palco. Purtroppo non assisterete al miglior spettacolo di sempre, ma godetevi questa sorpresa elettrizzante. Si parte! Pronto? Ci sei venuto!
queste pesti non se ne vogliono proprio andare. Lo spettacolo è finito. No, non credo. Non sono nemmeno salita sul palco. Purtroppo non assisterete al miglior spettacolo di sempre, ma godetevi questa sorpresa elettrizzante. Andiamo! Ci sei quasi, Chai. Apri la porta nella prossima stanza. Hey!
Ok, qui non c'è nessuno. Kale ha portato la banda alle Technologies nel futuro grazie alla sua grande idea. Il progetto Amtron ha sviluppato da solo questo sistema di arti robotici, portando il più grande impero tecnologico del mondo nei nostri cuori e nelle nostre menti. Bugiardo! Non è andata così! Peppermint, non ti agitare. Capisco il vostro disappunto. La mostra si sta rivelando un po' deludente. Tu ti sei solo appropriato di tutto il suo lavoro! Perché mi sento più escluso del solito? Volevo essere me stessa. Sono scappata dalla mia famiglia, ma non avrei dovuto. Non immaginavo tutto questo. Peppermint, che succede? Kale non ha sviluppato quella tecnologia. Lo so perché questa gamba me l'ha fatta mia madre. Tua madre gestisce un'altra azienda di arti robotici? No, Chai! Mia madre è Roxanne Vandelay. Cosa? Quindi Kale è... mio fratello. Ora ha tutto molto più senso. Si è sempre approfittato delle altre persone, ma non pensavo che sarebbe arrivato a tanto. So cosa state pensando, che io... Che importa? Pensavi che non ti avremmo più parlato? Siamo arrivati qui grazie a te. Siamo tutti qui per merito tuo. Sì, ma... E io sono qui a combattere per ciò che hai scoperto e che stai cercando di fermare. Non dimentichiamo che è Chai quello in pericolo. Sì, beh, anche per quello, ma è secondario, cioè. Tuo fratello non definisce chi sei tu. E questo non cambia niente. Davvero? Ci dà solo un motivo in più per combattere. Da amici. Chai è stato... stupendo, amico. Allora, vuoi andare a rovinare una festa? Con piacere. Ah, sai, avrei voluto dirla io la battuta del rovinare la festa. Ma va bene, te la lascio. Ok. Siamo! Ok. Che devo fare? Chai, fatti strada fino dietro le quinte. Il suo spettacolo sta per cominciare. Devi fare in fretta. Quella strada porta al camerino di Mimosa. Il mio classico attacco furtivo. Spero che funzioni davvero stavolta. Dammi un'altra possibilità. Sorprendila e avrai un gran vantaggio. Ma devi fare in fretta. Ci vediamo allo show. La mettiamo KO. Insieme. Arrivo, Mimosa. Chai, seguendo quel corridoio arriverai al suo camerino. Siamo riusciti a fermare gli intrusi al museo. Non metterò a rischio il mio spettacolo. Salgo subito sul palco! Signora, c'è il coro dei bambini. Beh, metteteli con i DJ, non mi importa! Addio all'imboscata. Beh, dovrò fare quello che faccio sempre. Improvvisare. Yeah!
Ok, piano B. Dove siete? In 30 secondi le luci non sono pro, ballerini sono sul palco. Tutti pronti? Squalo impacciato! Un troppo squalo impacciato! Squalo impacciato! Eccolo lì! Portatelo sul palco! Palco è lontano! È meglio a correre, squalo. Se sbagli la battuta, sei morto. Siamo dietro le quinte, Chai. Dove sei? Sto andando sul palco vestito da squalo. No comment. Sbrigatevi, Mimosa è sul palco ora. Non c'è tempo per essere discreti, Chai. Attaccala e basta. Con questo costume non potrei mai essere discreto. Voi pensate a un piano di fuga? Lascia fare a noi. Serata splendida. Come portavoce della banda Le Technologies, ringrazio tutti voi per aver partecipato al progetto Armstrong. Forza! In alto le mani, ragazzi! Grazie mille! È tutto così coerente con il marchio. Farete grandi cose là fuori. Guardatela! Come si atteggia? Devi raggiungere il palco! Ci sono quasi! In azione! Sei mia, Mimosa. Aspetta il tuo segnale, squalo. Dacci la tua password di Spectra. Tu hai anzi, state per assistere a uno spettacolo davvero unico. È qui con noi un mio caro amico.
Io sono la regina e questo è il mio show. Assistenti! E voi tutti! Inizia lo spettacolo! Musica! Hai scritto male. Dai, il vestito le fa da scudo. Non puoi danneggiarla direttamente. Dovrei colpirla per avere un'opportunità. Non me lo toglierei mai. La qualità. Continua ad attaccare, non darmi il tempo di ricaricarsi. Levano la potenza del mio breve. Sto vestito è parte di me. Non me lo toglierai mai. Il mio spettacolo.
Questo è un vero spettacolo. Aumentiamo la posta e spegnete le luci. Questo è un vero spettacolo. Le luci. Tutti me, Mimosa. Il pubblico pende dalle mie labbra e vuole vedere un vero spettacolo. Vediamo per chi sono venuto. Thank you.
per raccontarlo. Una mimosa combatte in uno scontro epico. Un bel titolo per un articolo. È parte di me, non me lo toglierai mai. Fermati subito, quello che stai rovinando è il mio vestito. Wow.
male. Parte di me. Non lo coglierai mai. Mi dai una mano? Mi ha chiamato. Hai scelto male.
è parte di me. Non me lo toglierai mai. Sistemo io. La palla è qui per me. Mi dai una mano? Gen 7. Sistemo io. Tocca a te. Sì.
mano? Già, questo vestito è parte di me. Non me lo toglierai mai. Sistemo io. Del mio brand. Forse non eri all'altezza. Mi ci potrei abituare. Sei bravo, Chai. Che ne dite di andarcene ora? È tutto pronto? Elettricità deviata. Accendete le luci, trovateli. Chiudete il cactus. Quali sezioni, signore? Tutte quante! Incredibile, ora anche Corsica è con loro, sono circondato da idioti! Beh, tecnicamente, ora siamo solo io e te. Zitto, Rockford. Ho dato priorità alla protezione della torre e riallocato il budget. Non entrerà nemmeno una mosca. Che ne sai tu della sicurezza? Sai occuparti solo di numeri. Non farmi arrabbiare, Kale. Perché no? Voglio vedere quanto puoi arrabbiarti dovessero arrivare quei teppisti. Se succederà, saprò rispondere. Ora posso suggerire di procedere con il piano? Prima mi faccio un caffè. Abbiamo chiuso il bar. Quando ho detto di chiudere il campus, non intendevo il bar! Hai detto di chiudere tutto. Ma non il caffè, Rockford, non il caffè! Serve sempre il caffè! Aprite il bar. E Spectra? Dovremmo accelerare i piani.
risolveremo le cose come una famiglia. Ok, gang. Mancano ancora le password di Kale e del tizio della finanza. Come si chiama? Rockford. Rockford. Sono nella torre Vendely e quasi tutti i robot della sicurezza dell'isola hanno circondato l'edificio. Come fai a saperlo? Ho ricevuto un'email. Non mi hanno rimossa dalla mailing list della dirigenza. Anche un ego grande come il vostro non può superare tutta quella sicurezza, signor Chai. Se Chai non basta, non abbiamo... artiglieria abbastanza pesante da superare un cordone del genere. Oh no. Artiglieria pesante? Perché ripeti la parola in quel modo sospetto? Credo di avere un piano. È bello rivedervi, signor Chai. Ottimo il piano di fuga che hai escogitato. Ah, ho solo premuto un interruttore. Il vostro scontro con Mimosa è stato più difficile. Puoi dirlo forte. È stato un bello spettacolo. Un festival del progetto Armstrong da ricordare. Non è che per caso hai fatto un video, sai, da tenere per ricordo. Ovvio che no, io vivo il momento. Cinnamon, volevo chiederti, avevi capito che Peppermint è imparentata con Roxanne Vendely? Certo che sì, non era ovvio? Non siamo tutti psicorobot. Comunque, era chiaramente una questione privata a cui teneva. Non spettava a me dirlo. È molto premuroso da parte tua. Ovviamente, così come non rivelo a tutti i vostri segreti più oscuri. Sono davvero molto imbarazzanti. Succede, Chai? Macaron, ti vedo molto teso. Come faccio a non esserlo? La sicurezza ha chiuso tutto. Tutti ci cercano. E non so cosa fare. Ma lo so io. Beh, allora non tenerci sulle spine. Mi sta avvenendo l'ansia. Tu sei sempre ansioso. Cosa posso fare per calmarti? Scusami, Chai. È l'abitudine. Chi può tirarci fuori dai guai sei tu. Ah, posso sempre contare su di te per trovare motivazione. Mi sa che Rockford e Zanzo non vanno molto d'accordo. Sai qualcosa a riguardo? So solo perché litigavano. La RS vuole soldi per creare. La finanza vuole farlo spendere meno. Ah, farò finta di sapere come si gestiscono i soldi. Ma creare cose che funzionano non è una scienza. Non ci sono calcoli che tengano. Roxanne lo capiva. Sapeva che ci voleva tempo e faceva in modo che avessimo quello che ci serviva. Ma Rockford, per lui l'importante era guadagnare. Cioè, lo so che un'azienda funziona così, ma pensavo fossimo più di un'azienda. La situazione non cambierà finché ci sarà lui, quindi restiamo concentrati.
acciai. Come stai dopo aver tolto di mezzo una delle tue vecchie colleghe? Mimosa? Onestamente non ci stavo pensando. Non mi sembravate due che uscivano insieme dopo il lavoro? Ho due amiche in generale. Già. Sì, Kale era l'unico di cui le importasse, ma anche lui veniva dopo la sua immagine pubblica. Se volevi che il mondo conoscesse i tuoi affari, Mimosa era la numero uno. Beh, e ora è la numero nessuno. Ma perché continui a fare queste battute? Sono davvero terribili. Tutto ok? Sembri più preoccupata del solito. Per la prima volta da molto tempo, non so cosa fare. E ancora peggio, sembra che tu lo sappia, il che fa ancora più paura. È perché sei troppo strategica, stai sempre negli schemi. Oh, credimi, ho analizzato la situazione da diverse prospettive. Beh, io sono così tanto fuori dagli schemi da non vederli. Al massimo vedo qualche linea qua e là. Tipo delle rette? No, qualcosa di ancora più astratto. Questa conversazione non mi fa più sentire sicura, quindi riparliamone quando il tuo piano sarà pronto. Ehi, Peppermint. Beh, possiamo finalmente parlare, se ti va, di te, Kale e della tua famiglia. Beh, in parole povere, forse ho preso troppo sul personale il tentativo di mia madre di farmi diventare una persona migliore. Sono scappata di casa. Volevo fare le cose a modo mio. Ma quel senno di poi, forse voleva solo il meglio per me. Ha fatto lei la tua gamba robotica? L'ho persa in un incidente quando ero piccola. L'ha fatta a mano. Io l'ho modificata un po', ma è ancora come l'ha progettata lei. Ricorda tanto il progetto Armstrong? Tecnicamente lo era. Dopo aver compreso le potenzialità della tecnologia per casi come questi, formò un'unità nella Vendeley per sviluppare dei prototipi. E Kale sta riscrivendo la storia a modo suo. È imperdonabile. Beh, non deve preoccuparsi soltanto di te. Puoi contare su tutti noi. Lo apprezzo molto, Chai. Non vedo l'ora di vedere la tua faccia quando ti dirò il mio piano. Sono più preoccupata che altro. Se ne avessi il tempo, farei un montaggio di tutti i tuoi piani che sono andati storti. Terribilmente bello. No, solo terribile. Ok, poi trovi sempre un modo per cavartela, quindi non posso lamentarmi troppo. Quello significa che va tutto secondo i piani. Guarda che lo ammetti di improvvisare quando fai certe cose, il che è l'esatto opposto di un piano. Un piano non pianificato è il piano per eccellenza. Oh. Mi guardano tutti come se sapessi che cosa sto facendo. Siamo stati spettacolari su quel palcoscenico. Farò aspettare tutti un altro po'. Sicuramente così saranno meno preoccupati. Che succede, Chai?